C'era una volta un regalatore che andava in giro per il mondo a cercare di regalare qualcosa a qualcuno. Quel giorno si imbatté in un boscaiolo e, tirando fuori un oggetto che credette essere quello che l'altro voleva, cominciò ad insistere dicendo: «Voglio regalarti qualcosa!» Il boscaiolo se lo guardò e disse: «No, grazie, ho veramente tutto!» Ma lui, non contento, essendo un regalatore insistente, continuò: «Voglio regalarti qualcosa! Ma no, devi prendere! Voglio regalarti qualcosa!» Il regalatore continuò per un'ora a dire: «Devi prendere! Voglio regalarti qualcosa!» E l'altro, sfinito, oltre che aveva detto: «No, ho tutto, non voglio niente, vattene», eccetera, eccetera, di fronte all'ultima richiesta, e cioè: «Questa è l'accetta! Ti prego, accettala! Accetta la mia accetta! Ti sarà utile, accetta l'accetta, fece andare fuori di testa il boscaiolo, che tirò fuori a sua volta la sua accetta e divise a metà con la sua accetta l'accetta del regalatore, accettando come da suo volere l'accetta. Morale della Fabia, che era la sorella del boscaiolo, che non ne poteva più, e c'è sempre una morale in tutto ciò, è che se voi siete dei regalatori e volete far contento qualcuno regalando qualcosa, fermatevi dopo un po', perché dovete rispettare l'opinione degli altri e non rompere le palle. Non per niente hanno fatto degli uffici accettazione, laddove tanti che vogliono regalarti qualcosa, dirti qualcosa insistentemente, ci hanno qualcuno pagato lì per accettare le opinioni. Ma sono pagati, perché dopo un certo limite anche chi te vuol dire qualcosa rompe le palle. Per cui rispetto e attenzione a quelli che vi vogliono regalare per forza qualcosa e vi vogliono far accettare le proprie idee o le loro intenzioni. Paradossalmente vado a chiudere dicendo: accettate questa mia storiella, che è istruttiva oltre che divertente, e non per altro perché è pregna di significato, e già pregna fa rima con qualcosa di sospirato. Ciao.